si vede più consumato dal tempo, aveva anche questo un riferimento teologico, perché San Bernardo ha scritto che la Vergine, facendo una simbologia, la Vergine è la verga, cioè il bastone, e il Divin Figlio è il fiore. Quindi qui originariamente si vedeva un bastoncino che si è consumato col tempo. Qui ci sono altri due magi, vi ho già detto dell'età e del fatto che sono simboli del mondo pagano. Qui ci sono i due committenti. Questo che santo è? Chi indovina? Allora, possono essere tanti. Tutti avrete indovinato, perché tanto tutti avrete indovinato, è una graticola. Tutti avrete indovinato che, essendo una graticola, come tutti sanno, è San Lorenzo, che secondo la tradizione è stato durante la persecuzione organizzata da Valeriano nel 257, lui l'anno dopo l'hanno messo su una graticola a cuocere. Questo è chiaro, lo sanno tutti, per cui non è necessario spiegarlo, no? Qui ci sono i due committenti in ginocchio. Vediamo chi sono gli altri. Il secondo è un apostolo, non vi so dire quale. E il terzo è o San Francesco o un agostiniano. Secondo me di più la seconda. Ultima, qui vedete. Anche questa non si sa se è Matteo, le ipotesi sono se sia Matteo, che nel suo Vangelo ha il racconto dei magi, o, dato che comunque siamo nella chiesa di San Marco, San Marco.